Ciao ragazze, ciao ragazzi, anche oggi sono senza trucco e sono particolarmente rossa oggi. Comunque oggi voglio fare la challenge full face makeup using only my fingers, cioè truccherò il viso in modo completo utilizzando soltanto le mie dita. Prevedo disastri perché non posso usare la beauty blender, non posso usare ovviamente nessun pennello, nessuna matita, cioè tutti i prodotti che vado ad applicare sul viso devono essere applicati con le dita e io penso di essere decisamente e fortemente negata in ciò, quindi proviamoci e vediamo che cosa ne viene fuori. Allora inizio applicando la base per le labbra perché le sento un pochino secche e poi mi aiuterà a far scorrere il rossetto più velocemente, quindi vado semplicemente, questa è la base della Clarins, l'Eclat Minu, voi lo sapete che io con il francese non vado tanto d'accordo, e vado a stendere la base, e questo ovviamente era facile grazie al trasparente. Poi dopodiché aiuto, sto prendendo i prodotti, dopodiché applicheremo il nostro Aqua Brow di Make Up For Ever. E ovviamente io di solito uso il pennello. E perché sto iniziando dalle sopracciglia? Perché io questo video l'ho visto fare da Nikki Tutorial, Nikki Tutorials, e mi è piaciuto il risultato che ha ottenuto lei, perché lei praticamente prima ha steso questo prodotto sulle sopracciglia così con il dito mignolo e poi è andata con il correttore a togliere tutta la sbavatura tono e tipo erano perfette. Io adesso non so se sarò capace di fare lo stesso, però ci provo. Oh mio Dio, no, non riesco ad andare precisa purtroppo e sto sbavando ovunque, però anche lei aveva sbavato ovunque ed è riuscita, mio Dio che sopracciglia ho, tipo io le storie tese, e però lei aveva fatto una roba fighissima e adesso vediamo se noi siamo capaci di fare una cosa, no, io credevo di avere anche il mignolo sottile e mi sono detta, ah, ci riesco sicura, nah, oddio. Forse con l'unghia, allora se io prelevo il prodotto con l'unghia forse riesco ad andare tipo, no, stavo per dire forse riesco ad andare precisa, no, no, allora facciamo un po' un casino poi vediamo di risolverlo, questa parte è ancora più difficile tra l'altro, mio Dio, cioè, ma perché? Oh. Oh my god, forse era meglio lasciarle naturali, cioè, ovvero era meno peggio lasciarle naturali. Interessante, forse lanciamo una nuova moda oggi. Lei praticamente poi prendeva il correttore, quindi questo è quello che farò io, questo è il full cover, sempre di Make Up For Ever, vado ad applicarlo prima sulla mano ovviamente e poi andiamo a cercare di rimediare questo obbrobrio. Credo che per tutto il viso avrò credo che per tutto il video avrò questa faccia. E capitemi. Direi che se copro questa parte è quasi decente. E il problema è poi la devo scoprire questa parte. Allora facciamo una cosa, adesso con il correttore vado a picchiettare un po' praticamente all'inizio del sopracciglio e provo a sfumarlo. Il correttore sta andando ovunque, proviamo a sfumarlo. Perché mi sto applicando il gel marrone sul naso? Cioè perché? Ok, più o meno praticamente circa sono decenti, no, non sono decenti, però questo è praticamente il massimo che io riesco a fare, cioè non riesco a renderle più decenti di così. Continuiamo con il correttore, vado ad applicarlo sulla zona del contorno occhi. In realtà vado sempre prima ad applicare il fondotinta, non so perché sto continuando con il correttore visto che l'abbiamo usato per le sopracciglia, là vabbè, continuiamo con il correttore. Questa è la parte più facile secondo me perché ho sempre usato il correttore, le dita per applicare il correttore fino a quando è arrivata la beauty blender sostanzialmente, quindi spero di riuscire ancora a fare una roba decente almeno per questo. Poi, oddio no, adesso è il momento del fondotinta e io detesto, ho sempre detestato applicare il fondotinta con le dita, è una cosa che odio, hai capito? E comunque ci proviamo, questo è il Matissime Velvet di Givenchy,
e il colore è perfetto per me. Credo che comunque non sarà semplice. Oddio, quanto odio questa cosa. Questo è il passaggio che detesto di più. Perché, oddio, a parte che se non guardo nello specchietto non so che cosa ne esce. Però è piuttosto facile da sfumare questo fondotinta, non è difficile. Prendo un po' che sulle labbra. Sì, devo dire che è molto semplice da stendere con le dita. Ovviamente non vado a trascinare perché altrimenti si vedono veramente tutte le linee, le striscioline, le... non so come spiegarlo comunque. Picchietto, spero che non si sia già asciugato. Ah, posso provare un po' a sfumare il gel sopracciglia con il fondotinta, vediamo. Però prima che si asciughi tutto quanto devo anche sfumarlo, altrimenti mi rimane là tipo pataccone. Sì, devo dire che da vicino l'applicazione è naturale, ma tipo tutto attorno al naso si vede che non l'ho applicato con la Beauty Blender. Mi manchi Beauty Blender, domani apprezzerò tantissimo il fatto di potermi truccare con la Beauty Blender. Ok, adesso ovviamente è anche questo un bel problema, devo applicare la cipria. Ma io come faccio ad applicare la cipria senza un pennello? Non lo so, non lo so, davvero io non lo so. Allora, prima facciamo un po' di tipo, dico tutto tipo perché ovviamente niente è come dovrebbe essere in questo video. Vado a stendere la cipria con le dita sul contorno occhi, non riesco neanche a prenderla. Vado a fissare il correttore. Ok, e qui, oh mio Dio, sono bianchissima. E qui è stato anche decente. Però adesso devo metterlo su tutto il viso e non so come fare. Probabilmente non riuscirò a fissare il trucco. Oppure sarò bianca con fanta, niente, devo fare per forza così con movimenti circolari, altrimenti se picchietto ci metto una vita e mezza. Io non so se sono riuscita a fissare tutto il fondotinta e mi vedo bianchissima nel contorno occhi. Boh, più o meno ci siamo, molto più o meno. Le sopracciglia continuano a darmi estremamente fastidio. Sorvoliamo, adesso passiamo... Oddio, ogni step è peggio di quello prima. Allora, oddio, ho dimenticato il blush. Boh, allora intanto stendo la terra, la hula. Pataccone. Come vi sembra? Ma non esageratamente. Può essere passabile, si vede di peggio in giro. Non vogliamo osare fare il contouring anche su tutto il viso, ma perché no? Facciamoci del male. Sì, qui sono marrone, vero? Qui sono davvero un po' marrone. Contouring anche sotto il mento. Per fortuna non riuscite a vedere il pataccone, ma c'è anche qua. Tecnica è applica, se viene male togli. Sto cercando di risfumare tutto e di mandare via, no? Ok. Poi, visto che mi mancava il blush, sono andata a recuperarlo e userò questo che è di Too Faced, sono i Heart Blush, no, Love Flash Blush, insomma, sono quelli che ricordano i Polly Pocket. E vado a... oddio, se vi ricordate i Polly Pocket commentate, perché secondo me le nuove generazioni non hanno idea di che cosa siano le Polly Pocket. Io le amavo, avevo un sacco di Polly Pocket. Vado a... spero di non averne preso troppo. Andiamo leggeri, vediamo. No, fattibile. Fattibile. Andiamo a stenderlo sopra la terra. Sono tutta lucida perché non credo di aver fissato decentemente il fondotinta, quindi non so neanche se mettere l'illuminante a questo punto. Ora non ci resta che truccare gli occhi. Ho la mia base, occhi appunto, anche questa di Make Up For Ever. Vado a stendere la base sulla mano e poi ho preso questa base perché non è esageratamente pigmentata, non volevo sembrare una specie di, appunto, un panda al contrario. Vado a stendere il primer. Ok, circa, dai. Poi passiamo agli ombretti. Non ho bene idea di che trucco posso creare soltanto con le dita, ma ci proviamo. Prima vado a prendere, questa è la Too Faced Chocolate Bar. Vado a prendere Coconut Cream, questo color carne. Vado ad applicarlo tutto sopra alla base. E anche questo
sta andando liscio, perché ovviamente è quello il carne, si vede, grazie. Ora arriva la parte complicata, perché devo applicare gli ombretti, quelli un pochino più scuri, che comunque si vedono. Allora, io inizierei, dubbio, molto Hamlet, io inizierei con questo arancio. No, no, iniziamo, facciamo un'altra cosa, andiamoci piano. Inizio prima con mousse, questo marroncino freddo chiaro. E vado a stendere questo colore praticamente sotto il sopracciglio, ma non proprio attaccato, un pochino più giù. E ovviamente io ho adesso marrone ovunque sul viso, perché no? Vabbè, poi applicheremo il correttore. Ci provo ad andare preciso, però tipo, voglio stenderlo qua e poi il dito mi va, cioè non sono per niente precisa. Ora passeremo davvero al colore, quello aranciato. Togliamo l'eccesso e vado a stenderlo nella piega, ovviamente dovevo andare anche, cioè, io veramente. Ok, poi vado a sfumare questo colore giù fino alla toccatura delle ciglia. Tanto ci è andato comunque da solo, quindi non è stata una mia scelta. Ora, sempre con il dito mignolo, vado a prelevare peanut butter, questo aranciato, e lo stendo sulle ciglia inferiori, almeno ci provo. Oh! Oh! Miracolo! Miracolo, ragazzi! Sto quasi riuscendo ad andare precisa. Facce improponibili. Ormai le facce assurde veramente di Nicole. Aia! Mi sono stesa l'ombretto anche all'interno dell'occhio, tra l'altro. Sempre con il mignolo, e qui una cosa molto azzardata, vado a prendere questo marrone qua, che è molto più scuro, e provo a stenderlo soltanto vicino all'attaccatura delle ciglia. Probabilmente questo è strafare, perché se mi è riuscito di stendere decentemente l'altro non dovrei esagerare, ma no, forse ci sto riuscendo, in realtà non si vede, non so perché. È quasi decente il tutto, è quasi decente. Oh, gatto Denver vuole uscire, non mi sono neanche reso conto. Facciamolo uscire. Ehi, che vedi uno bianco? Ciao, vedi uno bianco? E un po' peroncione. Ora vorrei stendere un po' di questo truffle, di questo marrone, anche all'interno della mia piega, proprio all'interno, e ci provo con il mignolo, che dovrebbe essere quello più piccolino, quindi quello più preciso, tanto per sfumare tutto quanto per bene, dare un po' più di profondità all'occhio. Vorrei metterlo un pochino di più sull'angolo esterno, ma non è semplice. No, devo dire che sono quasi decenti gli occhi. Adesso tutti a dirmi no, fai schifo. No, però, cioè, mi aspettavo molto di peggio per quanto riguarda gli occhi, quindi sono molto soddisfatta. Adesso però un'altra cosa che volevo fare era applicare dei glitter per dare un twist in più a questo trucco, complichiamoci la vita, ma perché no? E quindi vado a prendere la palette di glitter di Too Faced, con tutti i glitterini che si muovono. No, non si muovono, sì, si muovono. Ok, io direi di andare a prendere Work It, questo bellissimo glitter arancio, visto che abbiamo usato un sacco l'arancio. Picchiettiamo, picchiettiamo, ullala. Ah, I like this. Ovviamente ho steso il glitter anche sopra, perché si è capito che non sono precisa. Ok, l'unica cosa che veramente mi dispiace è di non poter applicare la matita o il mascara, perché secondo me il trucco così non è completo, non lo so, cioè senza mascara sotto e senza matita, cioè, boh, però così lasceremo. Vado a sfumare gli ombretti sopra. Ok, volevo applicare il glitter solo sulla palpebra mobile, sono saliti ovunque. E adesso non ci resta che applicare il rossetto, poi faremo l'illuminante. Questo è un rossetto che mi sta piacendo tanto, l'ho appena scoperto, ed è di Huda Beauty, è un liquid matte e si chiama Bombshell. Mi sa che già ve l'avevo menzionato questo rossetto, vero? Se non sbaglio, se non perdo colpi. E vado a metterne ovviamente un po' sulla mano, perché non posso usare il pennellino. Non è facile come credevo, tra l'altro ho anche le labbra screpolate. Devo fare uno scrub.
Dai, non è la cosa più perfetta al mondo, però circa ci siamo. E adesso, voglio assolutamente stendere l'illuminante e vado ad applicare questo, che è il What's Up di Benefit, che sta diventando il mio illuminante preferito. Prima mi piaceva, oddio non mi ricordo il nome, era sempre di Benefit, però era in crema e si girava e usciva il prodotto in crema da tanti piccoli bucherellini. Sicuramente voi sapete il nome, scrivetelo nei commenti, adesso non mi viene, eppure ne ho usati diversi di quei tubetti, ma non mi viene. Però mi sta piacendo anche tantissimo appunto questo, e anche la confezione è molto carina. Devo stenderlo prima sopra il bordo delle labbra, soltanto al centro. Poi un po' sui filetti dell'arco di Cupido. C'è Denver che sta piangendo e vuole ritornare. Apriamogli la porta. Vieni, caro Denver! Vieni, caro Denver, duro bianco, mogoriciane! Che bravo questo bellino, duro bianco! Duro bianco lui! Lo stendo un po'. Sì, caro Denver, ma adesso non posso darti le coccole. Lo stendo anche sotto al sopracciglio. Caro Denver, ma lo sentite? Mi tocca. Magari sembra che sto parlando da sola. Stesso colore ovviamente delle tre parti. Caro Denver, sei entrato, sei uscito, adesso cosa vuoi? Sta sul tappeto, mi fissa e miagola. Probabilmente sta dicendo: mammina, ma tu che stai parlando da sola, stai bene? Poi un po' sulla punta del naso. E poi sul naso, solo sopra. E ora rischiamo, andiamo, vogliamo esagerare oggi. E vado a stendere l'illuminante anche sull'angolo interno. Non è facile come sembra. Ok ragazzi e ragazze, abbiamo completato questo trucco senza pennelli, senza spugnette, senza niente, soltanto con l'uso delle dita. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Devo dire che io pensavo peggio, forse è per la prima volta posso dire pensavo peggio, anche se ovviamente gli occhi sono e le labbra appena decenti, le sopracciglia pessime, le odio, e comunque e la base sembra bene da lontano forse in videocamera, però da vicino si vede che comunque non ho usato la Beauty Blender. E fatemi sapere, datemi un voto da 1 a 10, voglio che mi scriviate che voto mi date. Io mi do 6, appena sufficiente. Non so se sono buona o troppo severa con me stessa, comunque io mi do 6. Nel dubbio scrivetemi che voto mi date, siate buone, vi prego siate buoni. Comunque spero che vi sia... spero che vi sia piaciuto questo video. Ringrazio Gatto Denver per la guest star, appunto caro Denver, che ha fatto la sua comparsa. E niente, io vi lascio e ci vediamo domani, che sarà però il mercoledì, e con un nuovo video. Bacio grandissimo, vi voglio bene, mia family, vi abbraccio sempre io, e alla prossima, ciao, a domani.